Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono tornati insieme, come ha suggerito Dagospia. A chiarire la situazione è stata la stessa Gregoraci, che ha confermato la fine della sua storia con Giulio Frattini. «Sono di nuovo single? È stata una mia scelta». Nel frattempo, Chiara Ferragni e il manager Silvio Campara continuano a frequentarsi segretamente, secondo quanto riportato da Oggi. Si vocifera che l'ex moglie di Fedez sia innamorata come un adolescente alla prima cotta. Belen Rodriguez invece sembra essere in crisi con l'ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano, con il quale la relazione non sembra avere futuro. Alena Seredova prosegue per la sua strada senza commentare le nozze tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon. Barbara D'Urso è diventata nonna per la seconda volta, mentre Claudia Ruggeri è diventata mamma per la prima volta. Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, mentre Marco Columbro si è lamentato di essere stato dimenticato dalla televisione dopo gli anni 90. Veronica Gentili, conduttrice delle Iene, ha perso il padre e ha dovuto saltare due puntate del programma per affrontare il lutto. Tornata al lavoro il 13 ottobre, Gentili ha dovuto affrontare un momento difficile. Resta da vedere cosa riserva il futuro per tutte queste personalità del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.